Il Chieti in zona playout, secondo KO consecutivo rimediato contro il Porto d'Ascoli, ora con 4 lunghezze di vantaggio proprio sui neroverdi. Decisivo Spagna che ribalta il momentaneo svantaggio siglato da Cesario per Mauro Chianese, la prima all'Angelini dopo la sconfitta con il Trastevere. All'esordio sulla panchina del Chieti, premiazioni negli istanti che precedono il fischio d'inizio da parte del comitato per il centenario per Di Carlo, Petrelli, Mattioli e Rosa, ex calciatori neroverdi. Cesario confermato in attacco dopo il rigore sbagliato domenica a Roma, è a caccia di un immediato riscatto e non ci impiega molto per farsi perdonare su il gol che sblocca l'incontro. Chieti subito avanti, terza marcatura stagionale per l'attaccante vastese, avvio deciso per la squadra guidata da Chianese. Anche se il Porto d'Ascoli risponde immediatamente con Battista che riceve il pallone da Napolano, da quella posizione segnò il gol decisivo proprio con il Chieti in Coppa Italia che 3 mesi fa consentì alla sua squadra il passaggio del turno. Il Porto d'Ascoli insiste, calcio d'angolo sfruttato al meglio da Stefano Spagna che approfitta delle solite amnesie difensive del Chieti, troppa libertà per i calciatori marchigiani, 1-1 e tutto da rifare. Il Chieti si ripropone in avanti, vuole il nuovo vantaggio, seconda fase del primo tempo favorevole ai ragazzi di Chianese che sceglie il 4-3-3 con Testi a segno con il Trastevere in campo dall'inizio nel tridente completato da Giacomo Rossi e Cesario, gara equilibrata nel primo tempo, decisamente meglio il Porto d'Ascoli nel corso della ripresa. In divisa arancione 4-2-3-1 per Davide Ciampelli con Spagna supportato da Battista, Verdesi e Napolano che qui tenta la conclusione dalla distanza. Del Chieti nessuna traccia, il Porto d'Ascoli continua a creare occasioni da gol, Battista rientra sul destro, la risposta efficace ad opera di Serra che salva un risultato che però continua a traballare perché il Porto d'Ascoli vuole ritrovare contatto con una vittoria che manca da diverse giornate. Quindi ecco quello che Stefano Spagna definirà dopo la partita il suo gol più bello della carriera, una rovesciata spettacolare, 2-1 del Porto d'Ascoli, la ribalta Spagna con una rete fantastica, quarta in campionato, una perla, nulla da fare per Serra, gol splendido che consente alla sua squadra di effettuare il sorpasso. A questo punto tutti attendono la risposta del Chieti che tuttavia non c'è, si aprono invece le praterie che Fall prova a sfruttare più vicino il Porto d'Ascoli, in vero al gol del 3-1 che il Chieti ha quello del pareggio. Mugugni da parte della tribuna, 2 sconfitte in altrettante partite per Chianese dopo il suo approdo al posto di Cotta sulla panchina neroverde. Il Porto d'Ascoli passa all'Angelini grazie ad un superlativo Spagna, risultato finale Chieti 1 Porto d'Ascoli 2.